Oggi si parla delle strategie energetiche in una situazione molto particolare, prezzi di energia alle stelle e quindi a maggior ragione la necessità di correre verso le rinnovabili. Del resto lo diceva Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, bisogna correre alla velocità della luce verso le rinnovabili. Ecco, noi questo non lo stiamo facendo perché le rinnovabili si sono sbloccate un poco, ma molto poco, e invece dobbiamo riuscire a avviare un processo che consenta nei prossimi anni di accelerare enormemente, perché abbiamo degli obiettivi al 2030 ambiziosi, relativamente ambiziosi, ma ancora di più al 2050, cioè noi tra 28 anni dovremmo essere in grado di far funzionare le fabbriche, i trasporti, climatizzare gli edifici a emissioni nette zero. È uno sforzo incredibile. Ecco, io credo che il mondo politico debba riflettere sul fatto che sta cambiando paradigma, dobbiamo accelerare in maniera incredibile, quindi non capisco tutte le resistenze sulle rinnovabili. Leggevo oggi che la regione Sardegna mette la moratoria sull'eolico offshore a 20-30 km dalla costa, cioè non esistono, queste cose non si possono più fare, anche la Sicilia stessa cosa, cioè dobbiamo capire che abbiamo delle forti responsabilità nei confronti del pianeta, ma soprattutto dei nostri figli, dei nostri nipoti che vivranno in un mondo invivibile altrimenti.